Mister Marti contro tutti. Ma chi è stato, ragazzi? Ma chi è stato? Eh? Chi è stato? Chi è stato? E adesso ve lo dico, Mister Marti contro tutti, ciò complottisti. Chi è stato ad attentare alla vita di Trumbolo? Di Trumbolone. Trumbolil Trumbolone. Allora, non mi metterò a parlare di tutte le deliranti teorie del complotto della seconda, la Balbi mi ha detto, ma facciamo un video, vuoi fare un video sulla cosa di... Perché ho sentito tanti che dicono questo, quello, quell'altro, tra i mainstream, e quelli lì che dicono che è un film. Non so, uno mi ha scritto, vabbè, ma te, che fai l'attore, dovresti sapere come si fa un film, è tutto un film. Sì, so come si fanno i film, infatti è un punto di vista, il film si fa con un punto di vista, che è il punto di vista della telecamera, punto. Lì ci sono 400 punti di vista, perché ci sono, solo io avrò visto tipo 60 video di gente che filmava, di gente che parlava, di gente che intervistava, di gente che, a parte uno è morto, le dichiarazioni della famiglia, le interviste della famiglia, cioè voglio dire... Per favore, non mi posso mettere veramente a parlare di queste cagate, per favore. Poi quelli che dicono, no, sì, se l'è fatto da solo, ma che cazzo di se l'è fatto da solo con uno che non sa sparare, con un'arma che non era assolutamente un'arma di precisione per quanto riguarda la lunga gittata. Queste sono cose che, cioè, quelli che hanno studiato la cosa, ve le dicono. Adesso io non ho voglia di mettermi lì a tirarvi fuori tutti lì, io faccio ironia, faccio satira. Se volete informarvi, informatevi, andate su Andrea Lombardi, c'è Visione TV, c'è un botto di roba. Mazzucco, ne hanno parlato tanti. Senza un'ottica, quindi neanche senza... praticamente non c'era neanche un obiettivo, sapete, precisione, no? Da sniper, non c'era neanche, cioè, voglio dire... Un goglione, quindi è anche difficile integrarli in un punto di vista che cazzo hanno organizzato i Dem, hanno organizzato sta roba. Possono forse averlo spinto in qualche modo, ci sono vari modi per fomentare uno, però questa cosa che lui fosse veramente un coglione, è andato lì senza uno scappato di casa praticamente, senza, come se andasse a giocare a calcio con l'infradito. Sono il primo a sapere che in America, mamma mia, quello che si muove dietro è forse ancora peggio di quello che si muove dietro in Italia, anche perché in Italia comunque quello che si muove dietro sono gli americani, quindi vabbè, torniamo sempre lì. Vabbè, comunque andiamo avanti. Io so chi è stato, io so chi è stato, chi è stato? Ce lo dice Paolino Mieli sul Corriere della Sera. Rassegna stronza di oggi la vince lui per il pezzo più stronzo. Ed è prove di caos, ve lo leggo, non, ve lo leggo tutto, ve lo leggo solo da una parte in poi. Lui dice che a un certo punto ci sarà casino in Cina e poi alla fine vi dirà chi è stato. Paolino Mieli, figlio di come si chiama il suo padre, ma non mi ricordo, che l'aveva lavorato con l'MI6, l'aveva proprio ammesso candidamente, quindi un figlio d'arte. Quando scoccherà l'ora di Taiwan, nessuno vorrà più saperne di combattimenti, missili, stragi, neanche per interposto paese. L'Europa ha dimostrato, beh, grazie al cazzo direi, l'Europa, no, no, facciamo una guerra. L'Europa ha dimostrato in margine alla vicenda ucraina di che pasta è fatta. Che pasta di merda, no. L'Europa, vabbè, qualche buona sorpresa è venuta dai paesi confinanti con la Russia, quelli lì che vogliono mandare le truppe, che vogliono farle, quelli che vogliono la terza guerra mondiale. Vedete come ragionano? Cioè, Mieli sta dicendo che quelli che stanno fomentando di più il conflitto, cioè, rendiamoci conto in che età viviamo, in che età viviamo, Darth Vader, viviamo. In un'età di merda. E in un'età di merda, effettivamente. Qualche buona sorpresa è venuta dai paesi confinanti con la Russia. C'è stata una sostanziale tenuta della Gran Bretagna, bravi, in parte della Germania. Imprevedibilmente dell'Italia. Per il resto, chiacchiere, rinvii e scarsa disponibilità a spendere in nuove armi. Ma io non capisco perché non spendete nuove armi invece di, non so, di fare le scuole, gli asili. Ma cazzo, bisogna scombattere. Completato il tutto da corali invocazioni alla pace. Ma pensate alla pace, accolte da Putin con benevolenza e stavolta qualche cenno di derisione. Lui, perché Paolo Mieli lo guarda, ma Putin, a Peskov, visto Peskov che si cagano sotto, così fa Putin, perché lui è dietro Putin,
Controlla Budin. Sapete che Paolo mi è lì, Paolino, fa, sa tutto, Paolino Honey. Restando nel nostro continente, dobbiamo però menzionare positivamente le figure di merda, direi apicali della UE e di merda della NATO, che si sono mostrate all'altezza dei tempi. Bravi, bravi, si sono proprio mostrati all'altezza dei tempi. Sì, si sono mostrati esattamente per la loro dimensione dei nani da giardino dentro un cesso. Compensate da due leader, Orban. In compagnia dello slovacco Fico, cioè gli unici che volevano, eh beh no, questi vogliono fare la pace, ma che volete fare la pace? Ma iniziate a fare già pace. Nella partita, diciamolo solo con franchezza, non è ben messa, ma non stavamo vincendo, ci avete rotto i coglioni 2 anni che stavamo vincendo, ma forse ho capito male io. Resta però l'incognita più importante, quella statunitense, qui veniamo al punto. Biden, con tutti i problemi su cui torniamo per la terza volta, si è mostrato una roccia, eh sì, ancorché forse eccessivamente prudente. Nell'inviare armi a Zelensky nei tempi bla bla bla. Con ottime ragioni, per carità, dice Paolino. Voleva che gli fosse che non gli fosse imputabile lo scatenamento, magari a causa di un'avventatezza ucraina, di una guerra vera e propria con la Russia, ovvero la terza guerra mondiale. Quindi io non so, forse voi pippate più di Zelensky, ragazzi. Ma è Trump l'incognita più grande. E qua arriviamo. Chi è stato? Chi è stato? Putin, in ogni sua dichiarazione, fa in modo di farcelo apparire come una sua marionetta. Ma che cazzo dici? Ma io non so, vabbè, forse psicotici, come se psicofarmaci prendi. Come se fosse una sorta di Marine Le Pen o uno di quelli. Marine Le Pen, ma che cazzo c'entra? Uno di quelli europei ai quali abbiamo accennato che da tempo si sono messi a disposizione dei cinesi. Ah, Orban e Robert Fico sono a disposizione dei cinesi? Ci sta dicendo le cose nuove, capito? No, perché non lo sapevate, non lo sapevatelo, sapevatelo adesso, sapevatelo, perché non lo sapevate. Ben inteso, per quel che ci riguarda, consideriamo Biden affidabile e Trump no. Beh, Biden è molto affidabile, effettivamente. Poi vi faccio vedere anche un po' di affidabilità di Biden. Ma per andare sul sicuro, a Mosca, Pechino e Teheran, una guerra civile che travolga gli Stati Uniti conviene. In ogni caso, assai più dell'imprevedibilità di Trump. Chi è stato? Chi è stato? È stato Mosca, Pechino e Teheran. È stato Mosca, Pechino e Teheran. Non è stato Crocs. Non è stato Crocs. È stato Mosca, Pechino e Teheran. Porca troia. Ma era evidente. Io appena ho visto Crocs, ho detto, ma cazzo, ma quello è iraniano. No, aspetta, no, è cinese. No, è Putin. È Putin. Infatti, è Putin. È già Putin. Cioè, è stato Putin. È stato Putin. Però è stato buono che si sono messi d'accordo con Iran e Cina. Cioè c'era Xi Jinping, no? Poi c'era quello, il nuovo, perché il vecchio Raisi è andato, iraniano, no? Il presidente. E poi c'era Putin. Hanno detto, famo o famo? Famolo. Però Putin ha detto, ragazzi, vado io. Perché sapete che devo essere stato io. Se non ho stato io poi la notte non dormo. E gli altri due gli hanno detto, vabbè, dai. Bene, 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 bene,
E l'altro gli Akbar, e l'altro gli ha detto così. E lui è andato lì. Io l'ho visto subito che era a forma di Putin. Era proprio a forma di Putin questo sniper. È solo che Putin è purtroppo è e poi infatti non ha moruto, è scappato. Infatti è un film. Riprendendo la teoria di Torella, Turetta, no, non so di chi mi ha scritto, se non mi ricordo, che mi mandava le screenshot dicendo che è un film, è proprio, è stato un film di Putin, regia di Vladimir Putin. Questo. Chiudiamo il discorso, è stato Putin. Ecco, il pezzo del giorno è questo. Poi, tra l'altro, lui lancia sto sasso e poi dice, chiude dicendo, con questo sia chiaro, non intendiamo insinuare che quei tre paesi o altre entità loro collegate abbiano avuto niente a che spartire con l'attentato, bla bla bla. Ma l'hai appena detto! Ma Miela, 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 schiodati, Miela, guarda che piedino! Cioè, Miela, allora, se dici una cosa, almeno portala fino in fondo, ti prego, dai. Va bene, comunque, andiamo via da Mieli, perché veramente il Mieli mi fa cagare. Proprio è un gusto che mi fa schifo al cazzo. Questa è la cosa più bella. Stiamo vivendo un episodio tra i più
vergognosi, deprimenti, squallidi nella storia della democrazia americana. E voglio partire dall'ultimo pezzetto di questo episodio, cioè da Lampini. circa 48 ore si Sì. crea una grande agitazione, soprattutto ad opera di media amici della Casa Bianca, come il New York Times, che si danno un grande affare per convincere Biden a dimettersi. Era ora, ma dove erano questi signori negli ultimi 4 anni? Cioè, lo stato di salute psicofisico di Biden è il segreto di Pulcinella peggio custodito nella storia. L'ultima campagna elettorale, 2020, 4 anni fa, 4 anni fa. lui l'ha passata in stato di clandestinità. Ancora Clandestinità, prima odio è stato brezza. assicurato che è pronto. Allora, proviamo a fare chiarezza su questo. Si chiama negazionismo. Negazionismo. Quando lo pratica Donald Trump sul cambiamento climatico, Si chiama giustamente così. diciamo che è un mascalzone, questo è negazionismo. Aspetta, Negazionismo. abbiamo visto 50 milioni di americani giovedì sera, qui era la no già la notte di venerdì, hanno visto in diretta sulla CNN in che stato confusionale si trova un uomo che può teoricamente decidere una guerra nucleare. Io non lo I so. governatori democratici. Io non lo so, è pazzesco, è pazzesco. È pazzesco. È negazionismo. Perché Rampini dice: ma dove eravate? Ma dove erano i media? Ma lui ha ragione. Ha ragione. Dove erano i media? Soprattutto perché lui, l'inviato a New York del Corriere della Sega. E quindi io mi chiedo: ma Rampini, ma dove cazzo era Rampini? Perché io sono andato a fare una ricerca, ragazzi, visto, no? Che non sono precisino, precisione, però basta scrivere Rampini, Biden, no? Cioè, ci vuole un cazzo, Rampini, Biden. Cioè, ti esce tutta una serie di video, di articoli, di pezzi. Non ce n'è uno in cui lui dice negli ultimi 4 anni, non lo so, 3 anni, che Biden è rincoglionito. Non c'è! Non ce n'è uno! Non ce n'è uno, Rampa, Bretella, non ce n'è uno, non hai fatto uno, hai capito? Quindi, allora, tu stai insultando i giornalisti che non hanno parlato riguardo al rincoglionimento di Trump, quindi stai insultando te stesso. Ma questo non è male, non è male. Poi andare in giro a dire, non so, Molinari va in giro a dire io sono un coglione, secondo me sarebbe, beh, Scanzi, Fuffi, Vespa, la Gruber, tutti che... Sarebbe bello, no? Potrebbe essere tipo un girone infernale con tutti questi giornali che girano e dicono: io sono un coglione, sono testa di cazzo, sono una merda. Per me sta iniziando a capire. Perché, per esempio, quando Joe Biden chiama tra il pubblico una deputata morta lo scorso agosto, vi sto leggendo Rai News del 29-9-22, stiamo parlando, eh? Guardatelo. Jackie, who's Jackie? 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 I don't think No. she wants to come be here. No, Zach, no, Help me, Zach. this is Cioè, reality. Biden qua era, ha chiamato Jackie, era morta tipo 4 mesi fa, no? Jackie? Jackie, say hi, Jackie? E gli altri... Joe, no. No, sai Jackie? Ok. Jimi Hendrix? Jesus Christ? Non so, Napoleone, where are you? Where are you, Napoleone? Hi, Napoleone. Cioè, voglio dire, ma questo sono 2 anni che saluta la gente morta, che invece di uscire dalla porta apre la porta del cesso, ci cade dentro, beh, non riesce a fare le scale. Ma adesso, cioè, io, a parte che, cioè, mi fa pena soltanto per l'età, è un uomo di merda che deve scontare tutto, spero che bruci tra le fiamme in peggio, vabbè, comunque. Ma scusa, ma Rampini, ma ti rendi conto di che faccia da Rampino c'hai? Ma Rampini, ma tu sei l'inviato del Corriere della Sera. Rampini, guarda, io Rampini, io posso dire soltanto una cosa. Ti posso dire soltanto che il puffo picchiatore, quello che ha picchiato Pietro Morello, ho fatto il video su Pietro Morello che tanto me l'hanno tolto da TikTok, perché mi hanno detto che sono un bullo, che l'ho bullizzato. Pietro, quello che ha fatto finta di essere piccatore dei 5 fasci, me l'hanno tolto, cazzo. Me l'hanno tolto, mi ha detto che sono un bullo e che istigo la violenza, perché ho detto che... Vabbè, lui istiga la violenza, perché lui è un picchiatore. Tu, puffo picchiatore, cosa dici a Rampini? Io a Rampini gli spacco le cozze. Vabbè, stai calmo, non puoi... Sì, Rampini, porca troia, vieni qua, Rampini! Va bene, ragazzi, purtroppo questo fa sempre risse. Poi c'è anche.
Sei un coglione, puffo, sei un coglione. No, ragazzi, state calmi però, perché già, già il clima è molto teso. Va bene, ragazzi, va bene, ragazzi. No, 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 non litighiamo tra di noi, non litighiamo tra di noi come quelli che ci sono i complotti del mondo. No, dai, ragazzi, va bene, ragazzi. Niente, qua è scoppiata la rissa, devo sedarla. Ragazzi, è stato Putin, mandiamoli sempre a fanculo. E soprattutto iscrivetevi al canale o non fate quel cazzo che volete. Ciao belli, vi voglio bene.